Benvenuti. Sapete dirmi qual è il più grande animale terrestre? Penso che molti di voi abbiano indovinato. Sì, è proprio l'elefante. Per essere più precisi, l'elefante africano di savana. Il suo nome scientifico è Loxodonta africana. È diffuso in gran parte dell'Africa a sud del Sahara. Il suo habitat tipico è la grande savana alberata. Ho filmato questi esemplari in Kenya, Uganda e Tanzania. Mediamente i maschi misurano 6 metri di lunghezza e fino a 4 metri di altezza. Pesano da 4 a 6 tonnellate. Questo animale ha grandi orecchie che gli danno un ottimo udito e servono anche a disperdere il calore del corpo. Hanno due bellissime zanne in avorio e una proboscide che deriva dalla fusione di naso e labbro superiore. La proboscide viene usata per raccogliere il cibo e l'acqua e portarli alla bocca, ma anche per farsi una doccia nelle calde giornate africane. Gli elefanti sono erbivori e si nutrono per lo più di erba e foglie. Mangiano circa 300 kg di vegetali al giorno. In effetti il loro passaggio può avere un effetto devastante sulla vegetazione, perciò tendono a spostarsi in continuazione. Purtroppo oggi l'uomo con le sue attività ne limita fortemente gli spostamenti. L'elefante è un animale sociale che vive in grandi branchi, che possono contare fino a 70 individui. Questi gruppi hanno struttura matriarcale e sono guidati dalla femmina più anziana. Di solito i maschi vivono con una compagna per un periodo piuttosto lungo, anche anni, prima di cambiare e formare una nuova coppia. La maturità sessuale viene raggiunta fra gli 8 e i 13 anni. La gestazione è la più lunga di tutti i mammiferi e dura circa 21 mesi, al termine dei quali nasce un piccolo che pesa fino a 120 kg. Per i primi 3 anni il piccolo rimane sempre con la madre, che lo allatta e lo protegge. Se la madre si allontana o muore, il cucciolo viene preso in consegna da altre femmine del branco. L'elefante vive circa 70 anni. Grazie alla sua mole, l'elefante africano non ha quasi nessun nemico. Il nemico principale sono i bracconieri, che lo cacciano illegalmente per le sue zanne d'avorio. Pur non essendo in serio rischio di estinzione, la sua popolazione è diminuita molto. Fortunatamente, in molti paesi africani, oggi l'elefante è un animale protetto.